Secondo chi? Sei pazzo? Roberto da Venezia, vai. Buongiorno, buongiorno, anzi a quest'ora buonasera a tutti gli ascoltatori. Ma chi è questo? Roberto da Venezia. Beh, ho capito, dunque? E dunque, lunga vita al generale Vannacci, e spero che ci sia anche un colonnello Vannacci, e spero che ci sia anche un tenente Vannacci, e un sergente, un caporale. Io voglio un paese di Vannacci. Dunque, perché dopo, sarebbe non è un così. Paese migliore. Sarebbe già andato a Remengo, come si dice a Venezia. Politicamente corretto. Molto non bene. È corretto un cazzo. Molto e non siamo tutti uguali. Siamo tutti uguali, io l'ho sentito dire solamente dagli sfigati, cronici, quelli che nella vita non hanno mai fatto una sborata. Ma no, chi è adesso questo qua? Però adesso scusi, questo però qua chi è? Però chi è questo fine intellettuale? Questa appendice, abbiamo capito chi è che vota Vannacci. Questa abbiamo capito perfettamente. Questa appendice, questa appendice non c'entra niente, però quest'ultima parte non c'entra nulla. Ci ha spiegato che non chi è il popolo di Vannacci. Quelli che non hanno mai quelli che non hanno mai eiaculato, io dico, perché mi piace più la parola eiaculare. In questo modo è il popolo di Vannacci. Vannacci parla questa gentaglia qua. Questo Roberto, si dice eiaculare, si dice eiaculare, ricordati, eiaculare. È molto lascia più raffinato. Perdere, va. No, è più raffinato, amico mio. Quell'altra roba là è una roba. Vannacci, ma io sono brutale ed arrogante. Ma io pure sono brutale. Con quelli di sinistra. Scusami Roberto, tu che mestiere fai? Io sono quello che ti farà le fotografie. No, dove? Ti regalo un book. Dove? Ma dove le fotografie? Io scegli tu, io non ho problemi. Ma scusa, mi fai le fotografie come se fosse già fissato qualche cosa. Io non ho ingaggiato nessuno per farmi. Ma decido io, tu devi solo adeguarti a me. Ma io ti regalo un book perché io fotografo solo la gente che conta. Io scelgo, non vengo scelto. Io ti ringrazio. La gente normale viene scelta. Questo non, io non è che scegli tu. Scegliere. Ma tu sei uno che non ha nulla da fare perché sei al telefono con noi. Imbecille. Però posso dirti una cosa: non hai niente da fare. Mi sembra un king. Lavorare, sei qua a parlare. Mi sembra un king, però, Roberto. Mi sembra un king. Io non parlo con Parenzo, non abbiamo niente da dirci. Io parlo solamente con Cruciani. Molto bene. È un king. Posso dirti la verità, Roberto? Mi sembra un numero uno. Mi sembra un numero uno. Però numero uno. Detto da Parenzo, a che sparo io, a posto siamo. E due. Date l'idiota a me, va bene, dai, vadi. Questo è il tipico, tipico elettore del generale Cruciani, Vannacci. Scusami, tipico. Roberto. Io sono molto felice. Scusami, Roberto. Che venga fuori, lei venga fa il fotografo. Dunque, così, aspetta. L'identikit dell'elettore. Allora, l'identikit è questo. Fotografo, mi sembra di una certa età, ma questo non conta, naturalmente. Grande trombatore, da quello che, o comunque amante della figa, da quello che sento. Pro Vannacci, dice che non tutti devono essere uguali. Questa cosa che tutti sono uguali è una stronzata. Io sottoscrivo Roberto ma da Venezia. Sottoscrivo nei diritti. No, ma non che c'entri di dire ancora io questa una c'è una parola che non sopporto è i diritti. Io vado al manicomio. Avete rotto il cazzo da vent'anni che rompete i coglioni con i diritti. Ma che vuol dire concretamente? Che vuol dire? Che vuol dire? Dimmi Roberto, dimmi. Sono il pasto della sinistra, ma basta con diritti, doveri, robe, storie, madonna. Ma andate a scrafignare qualcosa, mettetevelo in tasca e dite che è finito dentro per sbaglio. Signor Fassino, ma chi è questo imbecille? Non c'è da ridere, ma chi è sto idiota? Signor Fassino, questo con cui parli è un troglodita. Ma che troglodita? Mi sembra un king assoluto. Sono un selvaggio. Sono brutale ed arrogante. Esatto. L'altro giorno una musa da merda con i capelli grigi, con l'occhiale rosso, con la borsetta con i lustrini, una che sicuramente vota da quella parte lì, mi ha detto: lei è tanto brutale quanto arrogante. Gli ho detto: signora, io la ringrazio, è stato il più bel complimento da quando sono nato. Allora lei vada a Venezia, va al ristorante Do Forni, che è il migliore, parla col dottor Patiesse e alla facciaccia mia si vada a fare un pranzo in compagnia di chi cazzo vuole. Va bene? Però scusi, lei aveva avuto, caro Roberto, aveva avuto una relazione sessuale con questa signora?
Ma era una... io uno che è... allora, una che è da sinistra, io, siccome sono democratico a modo mia, no, ma lei non gli rivolgo totale, neanche basta, la parola. Non abbiamo niente da dirci con quelli di sinistra, perché li considero solamente come voglio considerarli io. Cioè come? Quindi, ma come non parla? Li considero ma proprio. Duce di Venezia, non abbiamo cos'è? Niente da imparare da loro. Niente. Niente. Ma è il duce di Venezia questo idiota, cos'è? No, il doge, chi è? Peggio. Molto, ma molto, molto peggio, molto peggio. Posso dire, Vanazzi, secondo me sei solo un povero ancora dillo. Lo voglio. Santo subito. Sì. Scusi, signor Roberto, ma non è lei, morto però. Lei ma non è sì, bello infatti. Dire santo subito perché non è morto, è scusi, vivissimo. Scusi, chi sceglie Vanazzi? Lei tra Biden e Trump, tanto per fare un quadro definitivo? Vabbè, io allora per vedere quei facce di merda che votano da una parte. Te lo giuro, Cruciani, te sì. Lo giuro sulla persona più cara che ho. Allora, di chi Trump sarebbe? Io ho due magliette sì. Che devo ancora mettere. Aspetto il 5 di novembre sì. Per mettere, fare marameo a tutti quei pezzi di merda marameo. Che pensano al democratico Biden, che in teoria dovrebbe vincere le elezioni. C'ho tre cappelli di Trump, uno rosso, uno nero e uno mimetico che mi hanno portato da New York. Trump è il futuro del mondo. Trump è la salvezza dell'umanità. Lei che pensa del signor Putin, signor Roberto da Venezia? Tanto per fare ancora un quadro definitivo. Il signor Putin, il signor Vladimirovich Putin, lei che pensa? Andala, ma lascia perdere. Proud to be American. Orgoglioso di essere americano. E il tuo presidente della Repubblica chi è? Ma vai a cagare. Non lo so adesso. Ma scusi, posso chiedere per chi ha votato fino ad oggi lei? Per chi ha votato, Roberto? Le piace la Meloni? Allora, mi piaceva la Meloni. Allora. Sì, poi che ha fatto? Che ha fatto poi? Poi quando si è avvicinata un po' troppo agli Yankee, allora. Ma, insomma, hai detto viva l'America Yankee, fino a due secondi fa, hai detto viva l'America. Ma certo, ma l'America è quella che voglio io. Vannacci. E l'America che voglio io come è l'America repubblicana. Se l'America deve essere democratica, io non la considero America, lo considero quinto mondo. Scusi, che cosa farebbe lei con i campi rom, tanto per ancora una volta per completare il quadro? Vorrei non rispondere a questa domanda. Perché sì, non si mette nei guai. Però te lo lascio. Con le barche che arrivano in Italia degli immigrati, qual è la ricetta, Roberto da Venezia? Allora, io credo che rispettando la vita umana sì. Ci sarebbero dei belli elicotteri che hanno un bel sei canne rotanti, sparare sotto la linea di galleggiamento. Sì, con le barche vuote però. No, vabbè, dopo li recuperi con un'altra nave e li riporti da dove però, sono partiti. Scusi, sparare però alle navi mette in pericolo le vite delle persone che sono dentro. Ma ci vuole un tiratore scelto, mica è un imbecille. Per affondare. È un criminale. Comunque, la signora Morelloni, la signora nulla facente. Rispetto per la vita umana, io ho detto. Sotto la linea di galleggiamento. Cacchio, va bene. Scusi Roberto, un'ultimissima. Lei è esattamente una cosa che galleggia. È esattamente uno stronzo. Bravo, il famoso galleggiamento. Lei fermi tutti, è uno stronzo che galleggia. Fermi tutti che fra poco ritorna Roberto. Fermi tutti, Roberto, non mollare. È ottimo. Sui trattati europei. Fermo, vai Matteo. Dimmi. Ciao Crux, ciao Tigrotto. Volevo aspetta, c'è ancora Roberto. Mi ero scordato di Roberto. Roberto, dove stai? Roberto, sono qua. Allora, che dici, Roberto? Dimmi, Roberto, cosa c'è? Vuoi che gli dica, Roberto? Allora, tengo a precisare comunque che io ho parlato di sparare sotto la linea di galleggiamento. La nave ospedale se li carica tutti e li riporta da dove sì, sono partiti. Vabbè, quello però. Questo statista, il blocco navale, il blocco navale si può fare o no? Il blocco navale, del Vannacci, il blocco navale è stato promesso, poi come tutte le cose in Italia tu prometti e qualcun altro manterrà dopo di te. Tu di sicuro no. Scusi, parte, sugli omosessuali, lei cosa pensa degli omosessuali, caro Roberto da Venezia? Io credo che la figa è figa. Cambia tono. La figa quando figa. È la figa è figa. Il cazzo non ha occhi, però Dubbio, se la vedano loro, a me la cosa di io il solo pensare. Ma loro chi se la devono solo pensare? Che un uomo sì. Faccia
un altro uomo, sì, sapendo che io bene o male guardo quelle che sono, sì, chiamiamole le fighe, sì, cioè, oddio, libero di fare quel cazzo, sì, che per vuole. Carità, ma a me, per la questo, a me questa idea, sì, non passa neanche per l'anticamera dell'anticamera. E se vedi due uomini che si slingono per strada, qual è la tua reazione, no, Roberto? Spero di non vederli. Tutto lì. Perché? Spero di togliermi gli occhiali per non vederli. Ma se non li vedo, è molto meglio. Te, ma non voglio neanche immaginarli. Scusi, è addirittura un rapporto sodomitico. Come lo intendi? Come lo immagini un rapporto sodomitico? Ma dai, Beppe, me le togli dalla bocca, dai, porca troia. Come si fa? Ma cioè, oddio, per carità, non siamo tutti uguali. Ma per fortuna, paese, io sono contento di essere uguale a me stesso. Benissimo, ti abbraccio. La figa, porca troia. Ci abbraccio, Roberto. A presto. Ciao, ciao. Il King della 104. Buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Il grandissimo.